Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È semplice, non è arrivato alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. A una settimana dalla tragedia di Cutro, la premier Meloni attacca. L'allarme non c'era, l'aereo di Frontex, il primo a localizzare il caicco a 40 miglia dalle coste italiane, non ha segnalato un rischio naufragio. Ecco perché i soccorsi non sono scattati. Ma a chi toccava lanciare l'alert? E questo è uno dei punti che le indagini della Procura di Crotone dovranno chiarire per stabilire se l'incidente, costato finora la vita a 71 persone, poteva essere evitato. Frontex segnala 5 indizi che non avrebbero dovuto essere sottovalutati. Le telecamere termiche a bordo dell'aereo, così come gli oblò aperti a prua, lasciano supporre che ci fossero più persone a bordo. C'era una sola persona sopra coperta. Dall'aereo è stata captata una telefonata, quindi prima delle 23, partita dall'imbarcazione con un telefono satellitare diretta in Turchia. Non c'erano i giubbotti di salvataggio visibili. Intanto l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Esterne ha puntualizzato che le decisioni su come valutare le segnalazioni e classificare le missioni spettano alle autorità nazionali, rilanciando la palla all'Italia. C'è poi un ulteriore tassello. Che il meteo prevedesse onde alte fino a 3 metri e mare forza 7 era noto sia alla Guardia di Finanza sia alla Guardia Costiera. A un certo punto ci sono due motovedette della Guardia di Finanza che escono e sono costrette a rientrare per il mare grosso. Perché in quel caso non è scattato l'intervento della Guardia Costiera di ricerca e soccorso? Le versioni sono differenti, non collimano. La Finanza dice di aver chiesto la disponibilità di un intervento e di aver ricevuto un riscontro negativo, la Guardia Costiera invece dice che di comune accordo non si è ravvisato il pericolo e quindi non si è intervenuti. Per intervenire però, su questo non v'è dubbio, bisognava proclamare una missione di soccorso, cosa che tecnicamente non spetta alla Guardia di Finanza, ma spetta all'autorità marittima. Sicuramente ci sono molte cose da comprendere ancora.